sono Serena Des, siamo giunti ormai al terzo appuntamento di queste J-News, ovvero news assurde dal Giappone, e io sono molto felice perché questa rubrica mi sta piacendo un sacco e soprattutto io mi diverto a farla perché leggere tutte queste cose, diciamo che riesce sempre a mettersi di buon umore. Quindi iniziamo subito con le 3 news di questa settimana. La nostra rubrica di questa settimana si apre con una news culinaria. I nostri chef questa volta vi propongono un piatto estivo perfetto per rinfrescarvi ed allietare le vostre fauci. Zenyaren, il parco a tema yakitori. Yakitori, per chi non lo sapesse, sono spiedini di pollo tipici della cucina giapponese, ha aperto a Tokyo 2 anni fa, più precisamente aperto nel quartiere di Otemachi. Al suo interno si possono gustare ricette di yakitori provenienti da tutto il Giappone. Se siete appassionati dovete assolutamente farci un salto. Tuttavia ogni tanto alcune ricette possono suonare un po' strane. Per esempio quest'estate lo Zenyaren ha lanciato il Water Jelly Yakitori, ovvero un pezzettino di pollo arrostito rinchiuso in una gelatina azzurrina al sapore di pesce bonito, che in realtà in italiano sarebbe il pesce palamata, che io sinceramente ho mangiato solo in Giappone. L'aspetto di questo piatto è particolarmente strano, questo pollo in questa bolla gelatinosa, e non saprei immaginarmi il sapore, però sinceramente non ci tengo neanche, cioè posso vivere benissimo senza. A voi ispira? Cioè voi lo mangereste? È tempo di Matsuri in Giappone, ovvero i festival, e ce ne sono in ogni dove a tema di ogni cosa. Ad esempio lo Zoo Tokuyama di Yamaguchi ha indetto il primo festival dello scarafaggio. Se è chiaro che gli scarafaggi in Giappone sono decisamente un problema, prima di tutto perché sono enormi, secondo perché io non ho mai conosciuto un giapponese che non avesse avuto scarafaggi in casa, quindi sono nella top list delle cose più odiate dai giapponesi e anche dal resto del mondo, credo. Questo zoo però ha deciso di andare controcorrente offrendo attività educative per i suoi visitatori. Ad esempio c'è stata un'esposizione di scarafaggi da tutto il mondo, tra cui quello del Madagascar, che è grande quanto un maledetto palmo di una mano e sarà presente in tutti i miei incubi da qui a per sempre. Poi ci sono informazioni, si possono mettere cappelli a forma di scarafaggio e c'è addirittura una Gokiburi Race, che significa la corsa degli scarafaggi, che ci insegna che questi piccoli animaletti viscidi sono in realtà attratti dai luoghi scuri. Non so se questo evento sarà veramente in grado di cambiare l'opinione pubblica giapponese riguardo agli scarafaggi, ma comunque bel tentativo Tokuyama Zoo. Sempre restando in tema zoo, allo zoo Higashiyama di Nagoya invece è accaduto un fatto molto particolare. Al suo interno infatti c'è un tipetto molto interessante che ha fatto aumentare a dismisura il numero delle visitatrici. Sto parlando di Shabani, il gorilla bello e dannato dallo sguardo intrigante, definito dalle sue fan più accanite Ikemen, che significa in giapponese tipo affascinante. Il gorilla con la sua attitudine si è creato una vera e propria fanbase di ragazze che hanno iniziato a postare su Twitter foto e commenti su di lui, proprio come se fosse un vero idol, e questo ha fatto crescere a dismisura la sua popolarità e quello dello zoo che lo ospita. Devo dire che Shabani ha veramente l'aria da bello e dannato e quindi la sua popolarità è meritata. E voi vi innamorereste mai di un gorilla? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. E se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, perché come ben sapete gli assai like ci rendono felici e ci fanno vivere più a lungo. Questo l'hanno detto studi scientifici, cioè non è che me lo sono inventato io. Comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!